Salve Nabbi e Nabbi, ben ritrovati in questo nuovo video. Io sono Zait e oggi voglio proporvi un'analisi un po' più specifica e in dettaglio delle prime parti di Metro Exodus. Parleremo di grafica, gameplay e livello tecnico, senza tirare in ballo però la trama. Ma prima di cominciare, sigla. Quasi 6 anni dall'uscita di Last Light, Metro Exodus, ispirato ai romanzi di Dmitry Glukhovsky come gli altri predecessori, sviluppato da Fora Games e pubblicato da Deep Silver, ci riporta in Russia, più specificatamente a Mosca, coinvolta in un ambiente distopico e inospitale. Il nostro protagonista, per eccellenza Artyom, ci accoglie con una sintesi di ciò che è successo nella suddetta città nei capitoli antecedenti a questo. Per quanto riguarda la narrazione, è abbastanza fluida e ben costruita. Parlando di aspetto grafico-tecnico, veniamo catapultati direttamente nel gioco appena finita la sua introduzione. Subito si nota l'aspetto grafico notevolmente avanzato ed evoluto in confronto ai suoi predecessori e veramente straordinario. Il gioco gira a una risoluzione di 4K nativi su Xbox One X, ma si ferma a 1440p su PlayStation 4 Pro, 1080p su PlayStation 4 e 1080p dinamici su Xbox One. Invece, per quanto riguarda il PC, vi metterò in descrizione o in sovraimpressione tutti i requisiti che servono per poterci giocare. Sempre parlando di PC, ma anche di Xbox One, il gioco gira a 60 fps fissi. Io lo sto giocando su PlayStation 4 e abbiamo un frame rate di 30 fps, se non di meno, se ne nota una leggera perdita durante le sparatorie. Per quanto concerne ambientazione e grafica, beh, che dire, Metro ci ha sempre sbalordito con i suoi luoghi post-apocalittici e con effetti molto dettagliati. Abbiamo appunto una buona accuratezza dei dettagli e degli effetti particellari, come la neve che cade, che è stata usata in modo molto congeniale, ben lavorata e ben strutturata. Ma anche il fucile che si surriscalda mentre si spara o il fumo che esce dai tombini della metro, che crea un'immersione efficace e completa al giocatore nell'ambiente di gioco, ma altresì il sole dietro le nubi con un'illuminazione degli ambienti molto realistica, con le varie creature che svolazzano nel cielo in lontananza. Tutto molto suggestivo e atmosferico. Un punto a sfavore, per quanto mi riguarda e da quanto ho potuto appurare, va al gameplay, un po' duro da gestire, con la mira assistita, anche se c'è la possibilità di aumentarla o diminuirla a seconda delle nostre esigenze, e una sensibilità di mira troppo bassa. Ho avuto qualche difficoltà anche nello spostarmi, in questo caso però nel correre, perché bisogna tenere premuto il tasto L3, come ormai in quasi tutti i giochi FPS, per un tempo però troppo lungo, tanto che sembra quasi esserci uno strano input lag, e spero che un'eventuale futura patch possa risolvere questo problema qua. Le sparatorie però funzionano, la mira assistita aiuta forse troppo, e anche con un sistema di puntamento ben lavorato e funzionale. Abbiamo anche la possibilità di aumentare la potenza delle armi, quindi aumentando i caricatori, aumentando la gittata o potenziando i proiettili e così via discorrendo. Lo stealth è poco variato. Come negli altri capitoli, abbiamo sempre la possibilità di celare la nostra posizione spegnendo luci o candele ed una meccanica di distrazione del nemico, che consiste nel lanciare un oggetto in un luogo lontano, in questo caso la T mi sembra di ricordare, in un luogo lontano, per facilitare l'uccisione o l'eventuale fuga necessaria. Lo schermo è praticamente vuoto, senza troppe icone ad infastidire il giocatore, e una gestione del menu semplice ed efficace. Il comparto audio è anch'esso molto apprezzabile, la presenza di poche colonne sonore durante il gameplay però si fa sentire, ma magari se ci fossero state avrebbero tolto troppa immersione al giocatore. Parliamo adesso del doppiaggio, che a parer mio non è uno dei migliori, non mi è piaciuto così tanto. È buona la presenza di più doppiatori durante le fasi di gioco,
ma sembra quasi che urlino o che comunque parlino con voce troppo alta in confronto all'animazione del corpo, che è completamente diversa. Secondo me il doppiaggio in lingua originale o inglese regalerà un'emozione in più al giocatore. I personaggi, tra l'altro, non hanno una grande espressività facciale, non trasmettono molta empatia e sono piuttosto asettiche, che secondo me è la cosa più importante di un videogioco, ovvero la capacità di trasmettere un qualcosa al giocatore che sarà poi in grado di immedesimarsi o di immergersi meglio con la situazione che sta vivendo. Per il resto, la trama non ho avuto ancora la possibilità di scoprirla, perché, come ho detto prima, sono le prime parti del gioco. E, a proposito, se vi siete persi la mia esperienza col gameplay, dovrebbe uscire un link adesso, cliccateci. E, comunque, come stavo dicendo, non sono riuscito ancora a scoprirla, non è stata spiegata molto. Sappiamo soltanto che siamo alla ricerca di posti esterni al nostro e quindi in cerca di vita oltre Mosca. Tutto qui. Bene, ragazzi, questa era un'analisi di ciò che mi ha trasmesso Metro Exodus, almeno nelle prime parti. Fatemi sapere se è così anche per voi, se la pensate come me, magari con un commento qua sotto, se vi è piaciuto il gioco, se ci state giocando o meno. E io vi invito ad iscrivervi al canale, a metterci mi piace e a seguire tutti i canali in descrizione. Noi ci vediamo con un prossimo video e io vi saluto. Ciao Nabbi!